Perché loro e non io. Papa Francesco dice di chiederselo ogni volta che varca la soglia di un carcere, lasciando dietro di sé il mondo distratto dai sogni di traguardi effimeri e camminando tra le celle che custodiscono un'umanità sofferente e fragile, capace di essere guarita solo dalla forza del perdono e dallo sguardo misericordioso di Dio. Il respiro della speranza, sottolineò il pontefice nel Giubileo dei carcerati il 6 novembre 2016 in occasione dell'Anno Santo della Misericordia, non può essere soffocato da niente e da nessuno, nonostante i conti da pagare con la giustizia e la propria coscienza. Speranza, aveva detto Francesco, come forza per andare avanti, tensione verso il futuro per trasformare la vita, la spinta verso il domani, la prova interiore della forza della misericordia di Dio che chiede di vincere con la fede il fascino del male. Con questo messaggio il regista franco-polacco burkinabè Janusz Mrozowski ha bussato alle porte di Mako, la prigione di Ouagadougou in Burkina Faso, e qui ha trovato la disperazione, la rabbia, la rassegnazione, ma anche l'umanità. Benvenuto in carcere, Papa Francesco, è il documentario presentato in Filmoteca Vaticana che racconta tutto questo. Quando sono entrato in questa prigione mi ha colpito le condizioni in cui vivono i prigionieri africani, mi ha colpito. Ma ho passato la prima settimana senza la videocamera. Cioè, ci sono andato così, camminavo attraverso la prigione e mi hanno lasciato la totale libertà. Quello che salva queste condizioni inumane è proprio l'umanità. L'umanità, cioè le relazioni tra le guardie e i prigionieri e anche le relazioni tra i prigionieri tra di loro, perché hai visto certamente che c'è molta fraternità. Il regista da 15 anni indaga sul mondo delle carceri, prima in Francia, poi in Polonia, infine l'Africa, con la sua carica di disperazione ma anche di allegria, che nasce pure da un rap di denuncia nel quale i detenuti raccontano i motivi per cui Francesco non dovrebbe accorgersi di loro, di chi ha sbagliato. Tu veux trop loin, Papa François, yeah. Tu veux trop loin, Papa François, yeah. Tu veux qu'on nous fête et qu'on nous aime, nous les bandits, les voleurs. Eppure il messaggio del Papa, con la sua forza di amore e di perdono, è arrivato dritto al cuore dei prigionieri, al di là della fede. Perché, come racconta un giovane detenuto, la pena non cambia l'uomo. La sola persona che cambia il cuore dell'uomo è Gesù Cristo. Ma quello che ho visto, che la parola del Papa che ho portato in questa prigione ha pesato, cioè veramente era una cosa importantissima per questi detenuti. E, ho portato la speranza, ho portato l'amore umano del Papa, ho portato Dio, diciamo, in questa prigione. E per me questo film, lo dirò presentando i film, in questo film ci sono tre miracoli. Il primo è che il film esiste, perché non dovrebbe esistere, per le ragioni economiche, politiche, tante ragioni. Secondo, questo film mi ha fatto tornare a Dio, che avevo lasciato con l'orgoglio di un ragazzino di 14 anni. E il terzo miracolo è che ciascuno degli spettatori sarà durante un'ora e mezzo Papa Francesco. In questo film si vede i musulmani pregare per il Papa. Per me è una cosa incredibile, è una cosa molto bella. Loro hanno accolto questo giubileo con tanta gioia. E musulmani, protestanti, cattolici, animisti, tutti quanti. Grazie al Papa Francesco.